Festival di Venezia, sei un veterano oramai, giusto? Cioè mi sento del vecchio. No, perché sei sempre qui, sempre alle feste, sempre in giro. Ma che feste? Quando mai sei alle feste? Dai, andiamo avanti. Di tempo in memoria. Sì, serio, dai. Allora, a proposito di serietà, questo è un film molto serio, Ruggine, sì, sì. Molto impegnativo, sì. Dove in realtà tu interpreti per l'ennesima volta un personaggio molto negativo, in questo caso è proprio l'uomo nero. Ecco. Eh sì. Ma come mai sempre questi personaggi negativi? Cioè, sono i registi che ti scelgono proprio per... Perché sono bravo. È complicato fare dei ruoli, hai capito? Tosti, duri. Quindi credo per quello, perché c'ho la voce grossa, perché ho un corpo imponente, eccetera. E perché magari ancora devono scoprire il lato comico. E invece in televisione il tuo lato comico è uscito parecchio. Anzi, grande. Maurizio è meraviglioso. Sì. Ma anche tu sei stato meraviglioso. Hai mostrato notevole stacco di coscia quando ti sei travestito. Oh mio Dio, mio Dio, che fatica, che fatica, che fatica. Sì, sì. È bello perché mio papà non mi ha riconosciuto. L'ho chiamato e ho detto, ma guarda, lui, ma qual eri? Quello bionda? No, quindi... Sì. Senti, ma come mai in televisione esce molto di più la tua vena comica invece al cinema non lo so, non ti scelgono per ruoli comici? Domande più stupide, no? Come mai? Perché nel senso, al cinema hai dei ruoli, magari più seri, più drammatici, e invece appunto dall'altra parte mi propongono altre cose. Io volevo capire se era una tua scelta che al cinema... Un po' sì, guarda, un po' sì, nel senso che le varie commedie che mi hanno proposto erano troppo stupide, non mi divertivano, perché la comicità è complicata, no? A parte che non sia scoregge rutti e tette e culi, quindi quello a me ancora non mi interessa, però appunto ora ho appena finito appunto una commedia, quindi... Parlamene. No. Come no? Troppo presto. Ok, va bene. Però appunto, ho fatto una commedia. C'è della ruggine sul tuo cuore? Oh, assolutamente sì. Assolutamente, ma credo in chiunque. Non ho mai conosciuto una persona con il cuore totalmente, capito, senza ruggine. Chi? Ma sì, ma anche la fidanzatina che ha 16 anni e ti molla. A 16 anni... È il dolore più assoluto del mondo, capito? Più assoluto non si dice, però che se ne frega. È un dolore assoluto, capito? Quindi anche quello può essere appunto una ruggine. E poi per fidarti devi fare un lavoro. Ma a proposito, appunto, tu della tua vita hai scritto sì, anche tanto. Anche troppo. Come anche troppo? Perché troppo? Gioco. Ma stai pensando di scrivere un altro libro? Ma ovvio, ovvio. Già lo sto scrivendo, ovvio. Ma sì, la scrittura è quella che mi eleva dal semplice appunto, no, attorucolo al gioco, dai, ti prendo per il culo. No, ma è molto importante per me scrivere. No, è molto importante per me scrivere. Bello, bello. Ma come regista invece dici che attorucolo, scrittore, come regista non ci hai mai pensato di... In teatro io già faccio regie della mia compagnia. Magari prima o poi arriverà anche un film. Sì. E bisogna aspettare la storia giusta, il momento giusto. Non cerco mai, non forzo mai, mai, mai forzare. Adesso sei qui a Venezia con due film. Quattro. Quattro? Sì. Mi sono perso qualcuno per strada. Forse. Ma, niente, sei proprio un veterano di Venezia. Ma che veterano? Ma che schifo, ma tu sarai una veterana. Ma no. Sei ringraziando giovane. Dio. I film che mi propongono evidentemente poi hanno un valore e quindi sono scelti a un festival selettivo come il Festival di Venezia. Sì. Ma se ti chiedessi la tua vita privata sarei più interessata? Beh, forse sì, ma avresti un muro davanti. Ah, perché tu non ne parli. Ma no. Tu scrivi. Ne scrivo, esattamente. Tu scrivi, quindi la racconti come ti piace a te. Certo. Però poi non la strafingo come voglio io. Quindi racconti anche bugie? Assolutamente, io sono una bugia che dice sempre la verità, diceva Cocteau. Attraverso le bugie, solo attraverso le bugie. Il linguaggio è una bugia, il corpo è una bugia. Ecco perché uno prova
a entrarsi dentro per cercare la parte più più vera. Noi siamo tutti menzogne, siamo pregiudizi viventi. Ma tu pensi di essere cresciuto troppo in fretta o di non essere mai cresciuto? Beh, oh, questa è una domanda intelligente. Era ora. Penso che l'importante non sia crescere, ma decrescere. Tornare indietro? Ritornare. Quindi tornare, sì, ad essere bambini dopo che si è cresciuti? No, bambini, tornare alla semplicità. Semplicità è qualcos'altro. No, non significa tornare ad essere bambini, perché quel grado di purezza è impossibile da raggiungere. Alla semplicità, alla chiarezza, no? A un sorriso vero, insomma, ad amare. Senti, a proposito di bambini, non hai mai desiderato di averne? Scherzi? Ne vorrei 50. Io adoro i bambini. Meraviglioso, vorrei gravidare in giro per il mondo. Oh, madre. Sarebbe bellissimo. È che avere la pazienza di crescere, di prendere cura, è un pochino... Cioè, colgo che fare un figlio è una cosa seria e quindi aspetto di incontrare la donna giusta. È più impegnativo o le che donne fare un giuste, film. Eh? È molto più impegnativo che fare un film. Sì, beh, sì. Hai paragonato i film ai figli? Perché per me ora la creazione, no? Quando fai un film è un po' come un figlio per me ora. Poi invece tutte le persone che hanno avuto appunto dei bambini mi dicono appunto che invece i figli sono il miracolo e ci credo. Dalle mie parti si dice piezza e cuore. Esattamente, piezza e cuore. Ok, beh, grazie.